Onda. Buonasera a tutti, sono il DJ Aniceto, siamo con la manifestazione dei cibi stupefacenti al Bodeghero di Lancusi Salerno. Sono molto contento di essere qua. C'è qui il nostro patron Nino Galdieri, il proprietario del Bodeghero. Facciamo un applauso al proprietario del Bodeghero, perché qui attorno a me c'è la gente più bella d'Italia che al mio tre grida hip hip sa. Perché noi siamo contro la droga, perché noi promozioniamo il sano, il buon cibo contro tutte le dipendenze. DJ Aniceto è venuto qua ed è molto felice di essere qua, quindi viva Lancusi, viva Salerno, viva il Bodeghero. E sto per stupirvi, soprattutto viva la pocchiacca. E io ti dico che classe, e siccome sono un signore sono d'accordo a quello che ha detto lui, però io grido viva il latte. Allora, vi faccio gli auguri a Antonio, grazie, gli auguri per... E gli auguri anche ai gestori che hanno fatto sì che questa sera accadesse ed è sempre più bella delle altre, grazie. Le doti di quella roba lì sono state già tessute in maniera... da costui, Barbudos. E sulla questione che dicevano loro, anche delle altre, non mi voglio pronunciare perché qua il mondo è un posto complicato. Bevete più latte, il latte fa bene, vi leva le pene, a tutte le età. Che dire, bere molto latte pure può intossicare, ci sono tante allergie, ma sicuramente intossica molto meno della droga, quindi drogatevi meno e bevete più latte. Grande, grande. Anna, però le signorine. Io aggiungerei che sono per il latte di soia, latte d'avena, latte di riso, perché il latte di mucca non va bene. Il latte d'avena. Esatto, no, quello no, stasera no. Se ne va a parlare, però fresco però. Latte vegetale. Mi associo, latte vegetale. Va bene, grazie. Evviva la pucchiacca vegetale. In alcune comunità Mbuntu, al centro dell'Africa, esiste anche il latte d'uomo. Aspetta, io vorrei chiudere col mio slogan, ovviamente. Dai. Mi lasci Vai! Scusami, mi levo da mezzo. Questo. No, lo sai! No, vai, c'è lui! Che c'entra con questa roba io! Anche se mia mamma si spara! Lui si droga, non fa niente! No, non voglio far preoccupare mamma! No, mi vede con qualcosa, dice! Non mi devi convertire!